13 gennaio. Appiana il sentiero dei tuoi piedi e tutte le tue vie siano ben preparate. Proverbi 4, 26, 27. Consigli per non smarrirsi. Dopo aver accettato Cristo quale personale salvatore, il credente deve essere cosciente che la strada della sua vita non è una passeggiata. Egli conosce la sua meta, ha in mano una buona carta stradale, la Bibbia. Il Signore cammina al suo fianco, tenendolo per mano. A volte la strada è dura, disseminata di ostacoli. A volte salite molto ripide. A volte tra le varie tempeste. Allora chiamiamo, gridiamo, cerchiamo qualcuno che ci possa soccorrere. È in quei momenti che dobbiamo riporre fiducia nel Signore. Facendolo, realizzeremo la sua guida, capace di condurci tra le tante difficoltà della vita. Potremmo attraversare circostanze avverse, ma in esse pregheremo Dio dicendo: Signore, conducimi verso l'uscita di questo tunnel, verso la luce. Inoltre, saremo guidati quando dovremo fare delle scelte difficili, perché il Signore ci indicherà la via da percorrere. Affidiamo dunque, con piena certezza di fede, il nostro futuro nelle mani di Dio. Gusteremo in che modo meraviglioso Egli si prenderà cura di noi.